Il settimanale L'Espresso pubblica un pamphlet sul nazifascismo, sul ritorno del nazifascismo. E io ho letto la notizia sul web. La notizia ve la lascio come link nel riassunto di questo video. Il fatto è che L'Espresso, cioè i giornalisti dell'Espresso, che hanno scritto questo pamphlet, questo opuscolo sul ritorno del nazifascismo, non hanno ricordato che il mondo è in mano ai semiti, cioè non è in mano agli ariani, indoeuropei, no, il mondo è in mano ai semiti, perché semiti erano e sono gli ebrei, e gli ebrei hanno il dio Yahweh. Gli ebrei hanno il Dio Yahweh e lo Stato di Israele. Metà degli ebrei sono nello Stato di Israele, l'altra metà sono nel mondo. In tutto sono 15 milioni gli ebrei in tutto il mondo e comandano dappertutto, comandano dappertutto, comandano negli Stati Uniti. Questo per quanto riguarda gli ebrei di Yahweh. Poi ci sono gli ebrei di Gesù, perché Gesù era un ebreo, non bisogna dimenticarlo. Gli ebrei di Gesù sono diventati cristiani, sono diventati cristiani e i cristiani, diciamo così, hanno come divinità un ebreo, un semita. Poi si devono fare i conti con quegli altri semiti che sono gli arabi, sono semiti anche gli arabi, e che hanno il Dio Allah. Sono tutte divinità semitiche, semite o semitiche. Il Dio Yahweh, il Dio Cristo e il Dio Allah. Allora, caro settimanale L'Espresso, lo potevi ricordare questo, che il mondo non è più degli ariani, degli indoeuropei, è da molto tempo il mondo è dei semiti, i semiti di Yahweh, gli ebrei proprio sic et simpliciter. I semiti di Gesù Cristo, i cristiani, e i semiti di Maometto, di Allah. Siccome non l'hai ricordato tu, caro settimanale L'Espresso, allora lo ricordo io, che sono Serafino Massoni, capito? E non c'è niente da fare, non c'è proprio niente da fare. Il mondo è in mano ai semiti, semiti, semiti sono sia gli ebrei che gli arabi, e sono in mano alle grandi divinità, Yahweh, Gesù. Gesù era ebreo e Allah. Allah pure è un dio semita, eh? Va bene, cari amici, ho voluto ricordare queste cose essenziali, capito? Io sono sempre queste qua, sono sempre questo qua, un filosofo un po' stoico e un po' cinico, va bene? A tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.